Qual è il significato della valutazione che lui fa su se stesso e che dove vede che si è ingannato se stesso? Rav dice, ti ho portato un regalo, diciamo così. Cioè, allora, non lo stai aspettando, però diciamo che io ho pensato che per mezzo del regalo che ti ho portato, che questo mi va a portare amore a te, perché per mezzo di molti regali la persona si abitua. Allora dopo io investo in te, ti ho comprato dei regali, non lo so, per un po' di shekel, cioè ho messo lì 1.000 shekel, ovvero una parte mia in te. Ora questa parte che io ho dato a te, io penso come se fosse mia proprietà, mia propria, veramente così, come se fosse una cosa mia, di mia propria proprietà. Che lo vogliamo o no, è così com'è, così come la persona pensa adesso. La questione è la seguente: questo mi porta amore per te? Io adesso faccio un calcolo, no. Io non sento amore, però sì, quello che sento è che mi importa per te. Perché? Perché ho investito in te, come se fossi in un avere che ho, in una proprietà che ho. Io ho fatto come una società di investimento. E allora adesso io mi sto preoccupando per te. Può essere che io chiedo di te come conseguenza di una certa relazione, sembra di sì. Ossia io vedo che tu mi disprezzi, io ti ho portato a te un regalo e tu perlomeno, almeno dammi una tazza di caffè. Così è come io percepisco me stesso. Cioè io capto me stesso con questi pensieri. E allora mi rendo conto che sono un delinquente perché? Perché invece di fare un'azione di bontà, che è qualcosa che deve essere unilaterale, cioè da me per te, e di pensare unicamente al tuo bene, io in quello che sto pensando è che cosa sarà per me, cioè questo si chiama proprio delinquente, si chiama delinquente di Israele, perché io volevo essere Yashar Kel, diretto a lui, cosa arriverà in essenza? Il contrario, e per questo sono un delinquente. Domanda, l'esempio che tu stai dando è tra me e il creatore? No, dice Rav, perché con il creatore? Senza il creatore, tra te e me. Domanda, tu rispetto a me, ma perché io che sono qualcuno che inganna? Tu mi hai dato un regalo a me, tu sei quello che sente che è una parte mia, questo è certo, però perché io sono quello che inganna? Perché io, se c'è una valutazione su me stesso, Rav dice no. Quello che è il mio esempio sono io unicamente quello che sta lavorando, tu ricevi da me un regalo e basta. Io adesso sto valutando me stesso. Cioè, io non ricevo da te in cambio che tu mi presti attenzione o una relazione speciale, io ti ho portato vari regali, adesso io mi sento me stesso che voglio da te una risposta, una reazione, perlomeno, non so, quantomeno che mi valorizzi e mi rispetti. E che mi dai, cioè che ci sia almeno un segnale di ringraziamento da parte tua, qualcosa. Che cos'è che scopro quindi? Prima di tutto, che tu sei così una persona che tu non senti, o che non so, che sei un orgoglioso, che devi stare così, che devi ricevere proprio questo regalo. Non so, però la cosa principale che io percepisco è se io mi posso vedere a me stesso e che io cerco la tua reazione. Domanda, e io ancora non posso scendere dalla tua idea. Rabash, quello che scrive qui, dice che è pieno come un melograno, che sono io in relazione a qualcuno, cioè che io valuto me stesso. Rav dice, io ho fatto veramente un sacco di comandamenti, ti ho dato a te 613 regali, non confonderci, ti ho dato 1.000 regali, ti ho portato 1.000 regali, tutti i tipi di cose, ok? Io che cos'è che ho pensato? Che ho pensato che per mezzo di questi regali avevo almeno una relazione con te, un amore a te, che c'era tra di noi una relazione molto buona. E dopo che ho fatto questo, o nel mezzo, alla fine, non importa. Cioè, io quello che faccio è valutare me stesso. Mi valuto me stesso, cioè, a parte di aver fatto questa azione, che cos'è che ho conseguito? Può essere che io sia arrivato a quello che è questo tipo di valutazione con una buona attitudine, ossia che quello che io voglio valutare è che se io ho amore per te o no, se ho conseguito l'amore o no,
Io non mi relaziono come che tu ti relazioni con me, ma come io mi relaziono con te. Io ho conseguito l'amore o no? Per mezzo dei regali si compra quello che è la relazione. E io vedo, quello che vedo è che non ho conseguito l'amore, ma invece è proprio tutto il contrario. Che io sto come se fossi dentro arrabbiato proprio perché tu in cambio di questo non mi dai niente, non mi presti neanche attenzione, non mi dai un regalo, niente. Come se fosse che tu mi hai disprezzato a me. Che io non devo ricevere niente per questo, quindi in cambio quello che volevo in un principio era arrivare all'amore. Invece di questo cos'è che vedo? Che scopro proprio il contrario, scopro odio. E questo è quello che si chiama delinquenza. Domanda, questo si chiama inganno? Rav dice inganno e anche delinquenza. Cioè delinquente di Israele, che io voglio essere come Israele, io volevo arrivare all'amore e che io ho fatto questi comandamenti, cioè ho realizzato azioni che stimolano, risvegliano l'amore, e quello che io ho scoperto è proprio il contrario. Cioè a quello che sono arrivato è la trasgressione, la delinquenza, e a partire da tutte queste trasgressioni si arriva dopo a un molto buon risultato. Questo rompe il cuore e ci porta alla preghiera. E tutto si sistema. La cosa principale è portare regali.